benvenuti a questo video. Recensione, riparazione e recensione di un orologio e braccialetto Auriol, quelli della Lidl per intenderci, che già altre volte l'ho comprato. Questa volta l'ho preso per San Valentino, e però proprio sfortunato sono, perché siamo andati a usarlo e non si chiude questa apparecchiatura qui, maledizione, non si chiude, non si apre, è difettosa proprio. Adesso ho pensato, dico, la vado a riprendere, ma l'avevo comprato molto prima di San Valentino, l'avevo visto e l'avevo comprato, vedete che non si chiude, ma tutto a me mi capitano, però loro forse sanno che ci sono questi difetti, e ce ne stanno due di questi, ce ne stanno, vedete? Ci stanno due di questi qua di ricambio, vedete? Quindi evidentemente loro lo sanno che non vanno bene. Ho visto che questo qui di ricambio pare che va bene, vedete? Pare che si apre, ecco, guardate, vedete? Ecco, guardate, questo si apre, ecco, si apre e si chiude, meno male, guarda, ecco, almeno questo, porca Eva. E questo qua invece proprio non ne vuole sapere, ecco, non si proprio, niente, guardate, non si apre, non si chiude, che gli faccio, non ne posso fare niente. L'unica cosa è cambiare questo pezzo finale. Dice, perché fai sempre i video? Ma mi capitano di farli, mo si rompe una cosa, mo si rompe un'altra, mo si rompe pure, si è rotto pure il pulsante di questo qui, o stamattina mi sono asciugato i capelli, questo pulsante per il freddo, perché uno li scalda i capelli, poi preme il pulsante per il freddo e si blocca la piega, finché ce l'ho i capelli un po', la mia c'è gente che non ce l'ha più. Ok, allora adesso devo andare a fare questa prova. L'orologio va benino perché ho controllato, vedete? Adesso sono le 6 di pomeriggio e la sveglia lì del mio studio, laboratorio, studio, questo è tutto un essere, laboratorio, studio. Questa qui pare che va bene. Sono le 6, le 18 e 5 minuti. È carino, vedete? Io ho detto che l'ho pagato 50 euro, ma in realtà questo costa 10 euro. Ne ha venduti uno scatolone intero la Lidl, vedete? Io sono qua, una batteria, è chiaro, però secondo me questi tedeschi le cose le fanno discrete, portano poco e sono discrete. Allora andiamo a vedere adesso di sostituire questo di ricambio, ecco, va bene, questo va molto bene. Per fare questo qui ci stanno tutte le istruzioni, vedete? Set di orologi e bracciali. Il bracciale non ho dimenticato di farvi vedere, guardate quanto è carino il bracciale. Poi qui ce n'erano parecchie tipologie, io ho beccato proprio quello difettoso, mamma mia, erano pure quelli bianchi, non oro. Vediamo se questo chiude, almeno questo vediamo se chiude, questo chiude, però ecco, meno male, almeno questo chiude, vedete? Ecco, il bracciale chiude. Oh, non è che uno se li va cercando i guai, vengono, è come la canzone di Vasco Rossi. Allora andiamo a fare questo lavoretto. Per fare questo lavoretto devo cacciare questo, vediamo, ecco qua, devo cacciare questo qui, si può fare, per cacciare questo, vediamo, ecco, credo che devo fare con un chiodino da questa parte e cacciarlo e poi inserire.
proviamo con le pinzette, proviamo con le pinzette. Io meno alla pinzetta, usate, è complicato, io non lo so, questi non vale la pena di portarlo da un orologiaio, perché quello se prende 5 euro, questo costa 10, sono delle solite cose. Ecco, adesso sta uscendo, bisogna fare questo movimento, eccolo qua, rotatorio. Vabbè. Tanto questo, anche se si è rovinato, non si vede, perché lo devo rimettere, lo devo rimettere qua, ma qui devo fare lo stesso lavoro, capito? Difettoso proprio, non è che uno. Ah, eccolo qua. Lo vedete? Lo vedete? Lo prendo. Adesso lo prendo con le pinzette. Vedete quando sono comode queste pinzette? Qua devo fare un movimento rotatorio. Eccolo, eccolo, vedete come è fatto? Fatto una coppiglia proprio, che si espande. Eccolo, me l'ho perso. Ma quando sono intelligente io. Vabbè, non fa niente, dai. Tanto c'ho questo. Ho questo, che è il gemello. Non mi interessa. Quindi questo è quello che non funziona e noi lo buttiamo, non è che rimetto quello. Adesso rimetto quello buono, quello rotto, no? Ecco, leviamolo dalla circolazione questo. Dai, via. Show. Mettiamo quello buono. Ci mancherebbe. Rimetto quello balordo. Allora, questo va così, giusto? E va così, è giusto? Non mi fate sbagliare, ditemelo se è sbagliato. Per favore, ve lo chiedo, questa proprio non serve niente. Eccolo qua. Ecco. Ecco. Sì, buonanotte. Allora, questo va così, che poi quando lo pieghiamo va così, arriva là, giusto? Ecco, Dio mio, cerchiamo di non sbagliare. Quindi questo, figura facciamo, se sbagliamo che figura facciamo. Ecco, vedete, questo è il martello che ho fatto il manico io, carino, molto utile. Ecco, adesso questo stringe. Ecco, diamo io una bottina, piccola bottarella, facciamo entrare un po', non vorrei che se ne esce.
giusto? Adesso andiamo a fare la prova. Oh, meno male, va. Oddio, guarda, che nervoso. Proprio a me mi doveva capitare quello difettoso. Ecco, adesso questo si apre e si chiude, perfetto. Loro le hanno messi altre, ecco, altre due qui ce ne stanno. Vedete quante ce ne sono? Tre ce ne sono. Perché forse lo sanno che si rompono. Guardate, uno. Guardate, guardate, è incredibile questa cosa. Questo qui. Vediamo se si apre questo. Questo si apre pure. E questo invece? Apre. E questo non si apre. Questo è tosto, è troppo duro. Questo è duro. Questo è un po' meglio, ma ecco. Ma quello proprio che era l'orologio, proprio difettoso, guardate. Non si apre, non si chiude. Guardate, vabbè, incredibile, guarda, se a raccontarlo non ci si crede, guardate. Meno male che. Ecco, e qui c'è un altro pure del bracciale, vedete, eccolo. Quindi io le direi di metterli tutti insieme questi pezzi di ricambio, eh? Mettiamoli tutti insieme in una bustina prima che si vanno a perdere. Sono la bellezza di tre. Quello lo potevo pure buttare che è rotto, perché dovesse rompersi. Ce ne stanno tre, adesso ce ne stanno due. Prima erano tre. E questo, questo in fondo è il pezzo di ricambio del. Ok. Mettiamoci un po' di scotch. Vabbè, posso metterci una puntina, ci metto, dai. Una bella puntina così, tanto ce l'ho qui al cassetto, puntatrice, ecco qua, questa è la puntina, mettiamo tutto in ordine, adesso possiamo restituirlo alla proprietaria, che questo adesso chiude, vedete, chiude e apre. Apre e chiude. Ok, abbiamo risolto il problema, questo rimettiamolo a posto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. A proposito, se volete vi leggo un attimino i dati tecnici, veloce veloce, perché costa poco ma è simpatico. Loro dicono: opzioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto, avete optato per un prodotto di alta qualità per Bacco, 10 euro. Le istruzioni sono lavorate integranti di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza di impiego e smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Sostituire la batteria. Far sostituire la batteria in un negozio specializzato. Allora, questo è un classico, perché quando noi andiamo a sostituire la batteria questa magari dura un anno. La batteria invece che noi andiamo a sostituire durerà un mese, non lo so perché. Dove là, questi personaggi le sono vecchie, le batterie forse non hanno batterie nuove perché non le utilizzano. E allora, ecco, sempre il solito discorso. Dati tecnici, abbiamo detto. Immediatamente dopo il disimballo c'è la batteria preinstallata. La batteria è già stata installata, quindi questa ha già consumato parecchio, penso. Già non è nuova la batteria, perché non c'era una lì. In certi orologi c'è una linguina che blocca la batteria, invece qui non esiste, vediamo se esiste qua. Se io faccio così, si dovrebbe bloccare. Sì, si blocca, perché quello funzionava invece? Ecco, adesso riparte, vedete? Vedete? Adesso è bloccata. Adesso riparte. Qui io l'ho trovata che funzionava, però quando l'ho vista nella scatola trasparente ho visto che questa qui funzionava dall'acqua. Questo orologio è impermeabile fino a 5 atmosfere per Bacco. La norma dell'utilizzo si è messa per impermeabilità, essa controlla attualmente. Vieni che te lo metto, no? Lo vedi? Allora sei tu che non lo sai aprire, perché si apre agevolmente questo. Da. Adesso non mi dire che non si apre, perché questo è quello buono, ce ne stanno tre, mica uno. Oh, vabbè, allora metto tutto di qua. Guarda, ma non dire che non si apre, guarda. Che. Ma non fa arrabbiare, dice non si. Indovinami. Ma no, ma scusami, ma io sono gli occhiali. Ecco. Allora,
sbagliato. Eh no, mi sono levato gli occhiali, senza occhiali non ci vedo.